Quando ti coricherai, non avrai paura. Sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Di notte c'è oscurità. Anche quando la luna piena brilla splendente, ovunque ci sono ombre. La notte è sempre un periodo che mette paura, avvolge pericoli. Molte guerre sono cominciate di notte. Il nemico per attaccare aspetta sempre che il sole tramonti. Durante la notte il nostro corpo tende a rilassarsi e arriva il sonno. Alcune persone non possono dormire di notte, tanto che tra i farmaci più venduti senza prescrizione medica ci sono le pillole per il mal di testa e quelle per dormire. Ci sono persone che hanno paura del buio e dormono solo se hanno una luce accesa. La paura che suscita la notte non ha alcuna origine conosciuta. È semplicemente una paura inconscia, istintiva. E la difficoltà di dormire spesso è associata allo stress e ad altri problemi psicoemotivi. Nel versetto di oggi incontriamo una straordinaria promessa. Quando ti coricherai, non avrai paura. Se analizzi l'espressione, vedrai che è più di una semplice promessa. È la descrizione di un'esperienza, è una realtà concreta. Chi gode di questa esperienza benedetta? Ricordiamo che questo versetto è parte del capitolo 3 dei Proverbi. E questo capitolo inizia dicendo: Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti. Poi arriva la promessa perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. La promessa di Dio non è semplicemente la vita, è vita e pace. A che serve una vita travagliata, disperata e disturbata? La pace è essenziale per dare un senso alla vita. Una persona che vive in pace è molto più produttiva durante il giorno e quando arriva la notte si sdraia e dorme. Un sonno dolce, senza disturbi né tormenti né paure. La chiave è: segui i consigli divini. Non cercare di vivere da solo. Ricordati che di Dio in tutti i tuoi piani. La prospettiva di un nuovo giorno è davanti a te. Sei sicuro che Gesù è al comando della tua vita? Hai condiviso i tuoi progetti con Lui? Allora puoi uscire senza temere le lotte e le sfide che la vita ti presenta, sicuro che nulla può distruggere coloro che sono nelle mani di Dio. E stasera, quando ti coricherai, non avrai paura. Sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Buona giornata. Amen.